Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Argomento di oggi: condizionamento. Le spettacolari immagini che avete visto sono prese da un famoso film degli anni Ottanta. Questo film che io posseggo in VHS originale senza esclusione di colpi, titolo originale Blood Sport. Spero che la Warner Bros mi perdoni appro questa appropriazione indebita eh, di questo spezzone di film, però. Mh, Spero che ne valga la pena, insomma, io sono affezionato a questa pellicola. Allora, condizionamento. Il condizionamento è una cosa che non riguarda soltanto le arti marziali, riguarda anche i pesi. Magari in maniera minore, però riguarda anche i pesi. Questo è lo shaker di Rich Piana. Lo shaker della mutant. Leave humanity behind. E purtroppo Rich Piana l'umanità se è davvero lasciata alle spalle. Comunque, ma eh, a quanto pare il mio umorismo sta peggiorando. Comunque, condizionamento allora nella pesistica c'è eh, un certo condizionamento. È possibile nella pesistica eh, arrivare a condizionare il proprio corpo, non soltanto a livello di densità ossea. Quando si usano sovraccarichi in modo continuativo, le strutture spugnose, le strutture trabecolari dell'osso si spessiscono. Però anche a livello corticale, il tessuto osseo corticale, cioè il rivestimento esterno, ci può essere un certo condizionamento, anzi senz'altro c'è un certo condizionamento. Andiamo adesso con le parti di solito più tartassate a livello meccanico. Eh, faccio questo video anche perché molti follower chiedono, curiosi, come evitare infortuni deflagranti, come evitare usura, come evitare traumi, come evitare... Insomma, tutte quelle spiacevoli situazioni che possono incorrere dalla pratica assidua del training pesante. Allora, nella pesistica, dicevo, ci si può condizionare anche il tessuto eh, corticale, quindi esterno, in particolar modo la clavicola, perché il bilanciere quando viene appoggiato sulla clavicola, effettuando un urto meccanico o comunque una pressione, eh, produce un fenomeno di adattamento da parte delle ossa. Un'altra zona abbastanza condizionata sono le mani. Molte persone che fanno pesi in modo continuativo e assiduo hanno quella famosa callosità nella zona in cui si stringe il bilanciere. Si può proteggere la mano con delle creme emoglienti, si può usare la magnesite per rinforzare la presa, per far sì che il carbonato di magnesio penetri nelle zigrinature e rinforzi il grip si può usare addirittura eh, i guanti, si possono usare anche i guanti purché siano abbastanza sottili, chiaro che poi in gara sono vietati, ok? Comunque, anche le mani fanno parte di questo processo. In particolar modo eh, per chi fa pesistica o chi fa powerlifting con la presa uncinata nello stacco, la falange, il pollice, le, il polpastrello del pollice viene piuttosto segnato, piuttosto marcato. Sono processi all'inizio dolorosi. Cioè, sostenere 100-200 kg sulle clavicole è un, qualcosa di abbastanza passante a livello di dolore. Con il tempo però viene giustamente eh, a sparire questo dolore perché subentra l'adattamento del corpo. Questo capita eh, in molti altri sport, per esempio nelle arti marziali, il condizionamento delle nocche, eh, magari i gomiti, insomma, le parti contundenti del corpo umano come le tibie, le ginocchia, i gomiti, le nocche. Nelle tue birmano addirittura la testa, c'è un, un processo di condizionamento. Allora, dal momento che io eh, prediligo tra i vari metodi che posso insegnare il metodo bulgaro, devo anche spiegare come funziona questo condizionamento. Magari un ragazzo che vuole cominciare un percorso di coaching online è un po' spaventato da questa cosa. Allora. Nel metodo bulgaro, sì, c'è un condizionamento supplementare, nel senso che un praticante che si trovi, che sia costretto, a, per la programmazione costretto, nel senso che debba spingere il proprio corpo a massimali reiterati quotidiani, sviluppa anche una certa robustezza del connettivo. Al contrario di quello che dicono taluni fantomatici guru, i pesi pesanti eh, non sono pericolosi per forza, Pesi pesanti sono pericolosi se utilizzati male. Ma come dire, un'automobile veloce non è pericolosa per forza, ma se la si guida dopo un fiasco di vino può essere molto pericolosa. Comunque, parlando di condizionamento, anche il connettivo, i tendini, le articolazioni possono rinforzarsi, anche le inserzioni tendine possono irrobustirsi. Okay? Per farvi un esempio molto banale, sempre pescando il sottoscritto, perché sennò poi tiro in ballo i grossi nomi. Eh, io subì uno strappo al pettorale nel 2003, avevo 21 anni, avevo. nel 2003 mi strappai il pettorale destro, il tendine venne rovinato e mi strappai in una gara di panca, una gara del formaggio, proprio una gara da poco, eh, con appena 117 kg. Il mio precedente record era di 115, in gara in terza prova da stanco cedetti alla tentazione di provare un carico fallito. Quindi 117, per cercare a tutti i costi di farlo, aprì troppo la presa. Ho fatto una stronzata siderale, lo so, avevo 21 anni, le informazioni non c'erano riguardo a questi infortuni. E finì purtroppo a guardarmi allo specchio con il bicipite destro segato in due, la lone viola sotto il petto e la solita triste storia che capita a tutti quelli che si strappano il pettorale. Perché vi dico questo? Perché poi... Pur non avendo nessuna operazione chirurgica, pur non essendomi mai operato nella zona offesa, in seguito ho sollevato 155 di panca. Quindi da sano 117,5, da strappato poi 155. Ovviamente se non mi fossi mai strappato e mi fossi allenato bene, a quest'ora farei 170, penso come minimo, però il punto è che eh, si possono condizionare persino, come nel mio caso, dei tendini precedentemente lacerati. Grande Rispiana, grande Rispiana, era, era simpatico comunque. Io non ho un brutto ricordo di Rispiana, non l'ho mai conosciuto, però i suoi video erano anche divertenti, molto ben curati. Quindi, come fare per eh, ottenere questi vantaggi? Come fare per ottenere delle articolazioni condizionate, un connettivo più robusto, dei tendini più solidi? C'è tutto un percorso da fare. Quando alleno le persone, non è che li mando a fare massimali quotidiani subito. Al cedimento totale, non, non può esistere una roba del genere. Se lei, penso già, in galera, denunciato delle querele, c'è tutto un percorso. È come se un insegnante di karate vi facesse condizionare le nocche alla prima lezione spaccando le tavole in cemento, spesse due dita. Vi fracasserebbe la mano un insegnante del genere. Se voi andaste a fare karate e l'insegnante vi proponesse di spaccare le tavole di cemento alla prima lezione, non avreste, penso, altro che delle lesioni alla mano. Ma anche come nel Muay Thai, per condizionarsi le tibie, non si prendono a calci i lampioni o i pali di legno, si comincia con i PAU, con il sacco morbido, poi con il sacco duro, poi eventualmente con qualche scambio condizionato in sparo incondizionato, tibia contro tibia, dapprima col paratibie. Poi, comunque, se io sono, non faccio arti marziali da un po' di anni, comunque, qualunque insegnante qualificato di Muay Thai potrà confermarvi quello che dico. Idem per il condizionamento dei gomiti, per condizionarsi, per condizionarsi il gomito c'è tutto un iter anche lì, non è che si spaccano le noci di cocco col gomito alla prima lezione. Con i pesi è la stessa cosa. Quando io comincio ad allenare un principiante prendo il discorso del condizionamento molto alla lontana, cioè comincio eh, a introdurre a piccoli sorsi tutti quegli elementi, tutti quegli esercizi nelle loro varianti che costringeranno un, a un adattamento tutto il suo sistema scheletrico coinvolto in quelle alzate. Eh, poi io mi rendo conto che eh, ispirandomi a programmi come quello di Ivan Abagiev, mi porto dietro anche una fama, come dire, di macellaio, perché Ivan era il macellaio di Sofia e tutto il resto, il bulgher era un programma molto duro. Tuttavia, tuttavia, ci si arriva per gradi si arriva per gradi io ho lavorato anche con tecnici che promuovevano i programmi ciclizzati quindi più morbidi con tutte le modulazioni io stesso pur avendo una simpatia per certi metodi ogni anno faccio dei periodi anche rilassanti in cui alleno il corpo in split routine e prendo un po' di e mi decomprimo un attimo abbasso un po' ecco la, la pressione ecco allora Altro discorso sul condizionamento, comunque sport, ripeto, anche chi facesse la corsa a piedi dovrebbe condizionarsi in qualche modo le giunture, le caviglie, il tarso. Se voi provaste a correre una maratona senza allenamento, lo sforzo in sé non è pesante, però essendo molto continuativo finireste, penso, per stremati per terra dopo pochi chilometri. Okay? Ogni sport ha il suo condizionamento, chi si allena con me subisce, anzi... Apprende, scusate, questo processo di condizionamento, che è progressivo, è costante, e segue tutti gli step didattici del caso. Poi, per quanto riguarda invece il discorso infortuni, mi si diceva, abbiamo visto Ryan Crowley, il training partner di Larry Wills, non Welles, come dicono alcuni, Larry Wills, eh, dilagnarsi un pettorale con la pancia inclinata. Eh, chiaramente sono video scioccanti. Come evitare questo tipo di, eh, di situazione spiacevole? La prima cosa da fare è non abbassare mai la guardia, cioè rimanere sempre concentrati, mettere la tecnica al primo posto, <coughs> la tecnica al primo posto a prescindere da che uno si scaldi o meno, la tecnica è la cosa che vi salva dagli infortuni, perlomeno da quelli più gravi. Poi, se non si scalda è sicuramente meglio, è sicuramente meglio. Vi faccio un esempio, eh, tiro in ballo un mio atleta, un mio cliente, Andrea, eh, aperta parentesi, non imitate questa cosa che sto per dirvi, ripeto, non imitate questa cosa che sto per dirvi, chiusa parentesi. Andrea è solito allenarsi nel retro del suo salone, eh, gli capita a volte di finire la sessione in panca piana, lasciare il bilanciere carico e poi andarsene a casa. Eh, è capitato eh, un paio di volte che lui stesso, per gioco, per scherzare, provasse a freddo 180 di panca sollevandoli. Quindi senza scaldarsi, senza esercizi preliminari, si sdraia, sgancia 180, petto e distende le braccia. Di nuovo, eh, non imitate questa cosa. Perché è un esperimento che ha fatto lui. Io non sono chiaramente d'accordo con queste cose, però è interessante notare come una persona che faccia regolarmente massimali, anche più volte al giorno dello stesso esercizio, possa persino sopravvivere in colume a questi esperimenti. Torno a dire non provateci, non fate a freddo i massimali. Non è di sicuro la mia filosofia di allenamento. Però il corpo può arrivare a questi livelli di condizionamento. Questa è la storia. Ovviamente è molto più sensato preattivarsi, come direbbero alcuni, è molto più sensato alzare la fiamma gradualmente per preparare il corpo allo sforzo massimale. Non è soltanto una questione di sicurezza ma anche di prestazioni. Quando invece si abbassa la guardia, quando invece si prende il training con una certa faciloneria, quando la tecnica non è a puntino e quando ci si improvvisa pesisti e si vogliono provare i massimali senza un adeguato appunto, condizionamento. Succedono cose abbastanza sgradevoli, come dimostra questo. Ok, ok, con Vandamo chiuso, era un piccolo omaggio a un eroe degli anni Ottanta, io sono cresciuto con questi film, ormai ho 40 anni, l'anno prossimo eh, ricordo con piacere queste pellicole, magari semplici, magari dei B-movie, che però hanno il loro perché. Grazie a tutti per l'attenzione. Marco Pitti. Au.